Emergono nuovi dettagli dalla preoccupante vicenda verificatasi ieri nella casa circondariale di Ariano che la sta portando nelle cronache nazionali. La sommossa di oltre 100 detenuti che hanno tenuto in ostaggio per qualche ora due agenti di polizia penitenziaria, costringendo alla mobilitazione tutte le forze dell'ordine locali. Gli altri due agenti coinvolti si sarebbero praticamente offerti in ostaggio per consentire ai colleghi che non stavano bene di uscire. La situazione era già esplosiva dal giorno prima, quando c'erano stati i primi disordini. In pratica, un detenuto con patologia psichiatrica, che già in altre occasioni aveva creato problemi con gesti di violenza nei confronti degli agenti, nel tentativo di non farsi trasferire, ha fatto credere agli altri detenuti di essere stato maltrattato e picchiato dagli agenti. Da qui la rabbia dei reclusi della decima ed undicesima sezione che ad un certo punto hanno sfondato i cancelli di sbarramento delle sezioni e delle scale, costringendo i due agenti in servizio a barricarsi nei gabbiotti. Uno dei due ha avvertito un malore, da cui l'intervento degli altri due colleghi, tra i quali una donna, che hanno avviato una trattativa con i detenuti inferociti. Nel frattempo chiaramente è partito l'allarme e presso il carcere, nel giro di pochi minuti, sono arrivati tutti gli agenti di polizia penitenziaria non in servizio, i carabinieri della compagnia di Ariano, gli agenti di polizia del commissariato di Ariano, i finanzieri del comando arianese. Un dispiegamento di oltre 100 uomini che, insieme alla mediazione degli agenti, ha fatto ridimensionare man mano la rivolta e rientrare i detenuti nelle proprie celle. Alla fine ben 3 agenti sono stati ricoverati in ospedale per malori e qualche contusione e 21 detenuti trasferiti, ingenti danni al padiglione. È evidente che per quanto valida se non eroica l'azione di questi agenti di polizia penitenziaria non può essere sufficiente a gestire tali escalation di violenza e che è indispensabile implementare le unità di polizia penitenziaria a disposizione per poter garantire la sicurezza.